Ben ritrovata al TG Canavese in 2 minuti, notizie di oggi, martedì 9 maggio. Incidente questa mattina, poco prima delle 8, in località Costosa, all'incrocio tra via Pietro Gobetti e via San Rocco a Quarnier. A scontrarsi una Fiat Panda condotta da un 82enne di Canischio e un Peugeot 206 Station Wagon con a bordo un quarantenne di San Colombano Belmonte. Illesi i conducenti. L'82enne è stato portato al pronto soccorso di Quarnier per controlli. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Ivrea hanno denunciato in stato di libertà alla procura iporidiese un operaio di 54enne di Torino per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'uomo, controllato a Livorno Canavese domenica sera, da solo a bordo della sua Fiat Talento, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 31 grammi. I carabinieri della stazione di Ivrea hanno tratto in arresto un pregiudicato di 45 anni. L'uomo, che si trovava in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione a Samone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per evasione dopo che i militari dell'arma non l'avevano trovato a casa. Sabato 13 e domenica 14 maggio sarà possibile scoprire il Castello Malgrado di Livorno Canavese con giovanissime guide d'eccezione, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano di Livorno Canavese. La tappa rivarolese del dotto monumento è organizzata dall'Associazione Amici del Castello Malgrado, che ha aderito all'iniziativa Torino Porte Aperte 2017, coordinata dalla città di Torino e promossa dalla Fondazione Napoli 99. Oltre un centinaio di bambini hanno partecipato alla seconda edizione di Splash, manifestazione organizzata dalla Polisportiva Rivarolese, che si è tenuta domenica mattina scorsa presso la piscina comunale del centro polisportivo di Rivarolo. Il ricavato è stato devoluto all'associazione Dinamo Camp. La delegazione rivarolese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, dopo il successo del 2016, torna a proporre l'iniziativa benefica Un fiore per la festa della mamma, che si svolgerà nella giornata di sabato 13 maggio, dalle 9 alle 18, presso la galleria commerciale dell'Urban Center di Rivarolo Canavese. È tutto per questa edizione. Per seguire le notizie in tempo reale è possibile anche scaricare la nostra app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.